La scelta dei manager pubblici è una delle principali responsabilità del futuro sindaco. Non solo devono essere persone preparate e competenti, ma anche e soprattutto di specchiata onestà. Ben 7 tra i manager, dirigenti o stretti collaboratori di Alemanno sono stati arrestati, indagati o coinvolti in inchieste per reati gravissimi. Servizi Ambientali S.p.A. condannato con sentenza definitiva a 4 anni e mezzo di reclusione per tentato omicidio, coinvolto in inchiesta del Di Girolamo. Franco Panzironi, ex amministratore delegato di AMA e Multiservizi S.p.A. indagato dalla Procura di Roma per turbativa d'asta. Riccardo Mancini, ex amministratore delegato di Ente Eur S.p.A., arrestato per tangenti. Francesco Maria Orsi, delegato del sindaco al decoro urbano, indagato per associazione a delinquere, truffa e coinvolto in un'inchiesta per droga e prostituzione. Samuele Piccolo, ex delegato del sindaco alla sicurezza, arrestato per associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale, appropriazione indebita e illecito finanziamento ai partiti. Giorgio Maiocca, ex coordinatore del gabinetto del sindaco, arrestato nel marzo 2011 per concorso esterno in associazione mafiosa, assolto in primo grado e attualmente sotto giudizio in appello. Mario Mori, ex consulente del gabinetto del sindaco, indagato per favoreggiamento alla mafia dalla procura di Palermo. Roma era in mano a questa gente. È ora che Roma torni in mano ai cittadini.